fame che non ci vedo. Sì, tu, sì, io sarei disposto a mangiare qualsiasi cosa. Giangia, Giangia, guarda lassù, un serpente. Lo mangiamo. Sempre meglio di niente. Andiamo, ragazzi. Ora che so che Kion viene consigliato da Mufasa, potrò disporre di uno strumento contro la guardia del leone e tutti mi rispetteranno nelle terre del branco. Sì, non sarò più quello che viene continuamente vilipeso e calpestato. Questo lo credi tu? Tu! Giancia, che cosa volete da me? Semplicemente mangiarti. Ma sono solo un serpente. Non vorreste qualcosa di più carnoso? Oh, lo vorremmo. Come se non fosse per Kion. Ci costringe qui nelle terre di nessuno anziché lasciarci mangiare a piacimento nelle terre del branco. Beh, se il problema è Kion, io potrei avere la soluzione. Cosa? Cosa? Sì, il successo di Kion con la guardia del leone è frutto dei consigli del più grande leone che abbia mai regnato sulle terre del branco, Mufasa. Mufasa! Ti hanno pestato la testa una volta di troppo, serpente. Il mio nome è Ushari e se vuoi superare in astuzia la guardia del leone, devi cominciare a pensare come un leone, un grande leone. In caso tu non l'abbia notato, Ushari, noi siamo iene, non leoni. Ah, sì? Sì, giusto. Leoni no, di sicuro. Ma non c'è un solo leone che aiuterebbe noi iene. Figuriamoci un grande leone. Eppure ci fu un grande leone alleato delle iene, lo sai. Oh, vuoi dire Scar? Non per spezzarti il cuore, Ushari, ma Scar è perito nell'incendio della rupe dei re e tanto tempo fa. Sì, ma se Kion può parlare con Mufasa, ci sarà pure per noi un sistema per parlare con Scar. Tu credi? Sono certo, sì, certo. Si tratta solo di sapere come. Lo credi davvero possibile? Devo prima raccogliere qualche altra informazione. Se mi lasci andare, è ovvio. Via. Sì, d'accordo. Ma ti seguiremo tutto il tempo, semmai ti fossi inventato tutto. Mi pare giusto. Credo di conoscere un essere che ci dà tutte le informazioni che ci occorrono. E non si accorgerà nemmeno che ci sta aiutando. Pensa.